E questo ci porta anche a parlare del kit medico. Questo non lo riapro, chiaramente c'è un video in cui lo apro. Al suo interno c'è del betadine e del disinfettante. Il disinfettante per pulirsi le mani, comunque nella cute intera. Il betadine è utilizzato nella cute resa. Poi ci sono tutti i generi di garze, garzine, garzette. Ci sono anche dei guanti sterili, non so se sono sterili, anzi attenzione, però dei guanti in lattice. E poi ci dovrebbe essere anche una lista qua. Ci sono delle forbicine, quelle curve fatte apposta per aprire i vestiti senza rischiare di tagliare il paziente. Ci sono vari tipi di cerotti, nastri adesivi, eccetera, eccetera. C'è anche un libretto di istruzioni. Qui c'è anche un'altra garza molto grande, che non so perché era stata messa qui assieme ai guanti, forse proprio con un fine medico. Sono guanti al nitrile, ovviamente non sono sterili, però se dovete andare a toccare qualche ferita aperta vostra o di qualcun altro, metteteli comunque i guanti e disinfettateli con il disinfettante che serve. Un po' di disinfettante, un quarto di litro, 100 ml, dipende poi. Quindi, guanti, nitrile. Un'altra cosa sarebbe da prendere, questi li prendo perché sono qua. Dei guanti da lavoro, eccoli qui. I guanti da lavoro vanno uniti a due mascherine, queste sono FFP2, io però consiglio le FFP, no, addirittura questa è FFP1, nonostante che abbia, sì, nonostante che abbia i carboni attivi e il filtrino, FFP1, quindi sono abbastanza scarse queste qui, tuttavia sono sufficienti per il fine che adesso andrò a descrivervi. Io comunque consiglio le FFP3, perché ci sono tre categorie di questo tipo di mascherine qui, FFP1, 2 e 3, e vanno a salire, più sale il numero, maggiormente protettiva la mascherina, e quindi riesce a filtrare meglio e più cose, più sottili. Perché la mascherina? Perché non pensate in un terremoto, la prima cosa che succede, si alza un sacco di fumo, cioè di fumo, di polvere. Avete visto quel video dell'ultimo terremoto 2-3 giorni fa, che uno ha ripreso dalla montagna, tutti i paesi di sotto nella vallata, ogni paese era una nuvola di fumo, di polvere. Ecco, quella polvere è meglio non respirarla. Potrebbe essere polvere normale di pietra o di mattoni. Ebbene, non fa manco quella, comunque sia, state tranquilli, non sottovalutate i danni che può fare ai polmoni, perché se non ve ne accorgete subito, ve ne potete accorgere tra decenni. Vi garantisco che non è bello quando avete tutta l'aria del mondo attorno a voi, però non potete respirare, il polmone non funziona più. Anche se vi mettono a forza l'ossigeno puro, l'organo non effettua più lo scambio con il sangue. Il sangue quindi è povero di ossigeno e voi andate in affanno subito, fino al punto in cui non arriva più. Lo dico perché il padre di un mio caro amico anziano non aveva malattie specifiche, però aveva questo problema ai polmoni, che alla fine si è rivelato fatale. Pensate che tragedia è avere l'affanno stando persino immobili a letto. Quindi fate attenzione. Poi oltretutto
anche per quelli che lavorano, no? Intendo chi lavora nelle carrozzerie, soprattutto nelle fabbriche dove ci sono le tinteggiature, saldature, cose di questo genere. Usate sempre dispositivi di protezione individuali, DP, e, insomma, se vi chiedono di fare cose particolari, strane, capisco il lavoro, però la salute è più importante. Dicevo, oltre a queste polveri, tra virgolette, normali, potrebbero esserci dei palazzi con tetti, tettoi in amianto, ce ne sono tantissimi ancora in giro, oppure l'amianto che fodera addirittura le intercapedini dentro le pareti, se si spezzano tutto, quando c'è la polvere c'è di tutto. E allora bene, indossare una mascherina, degli occhiali protettivi, si vedono, e appunto dei guanti. Guanti perché, come dico sempre, con le mani ci fate tutto, tutto. Questi sono i tre dispositivi di protezione individuale essenziali. Poi siamo quasi alla conclusione oramai. Ah, un telefonino molto semplice, non è un palmare, uno smartphone, chiamate come volete, non va su internet perché tanto non vi servirebbe, ha i tasti molto grandi, quindi va bene anche per anziani. E poi una caratteristica in più, che quasi nessun telefonino ha la radio, si può ascoltare la radio, e la radio in una situazione sempre, usiamo questo termine, emergenziale, è sicuramente il sistema di comunicazione più affidabile, molto più che le celle telefoniche e tanto più di internet. Quindi un telefonino. Una coperta isotermica per coprirvi in casi di emergenza, o anche due se siete in due, delle mappe della zona. Questa incidentalmente è proprio dei sibillini, io l'avevo presa perché avevo in mente di fare qualche giro nelle zone, ma credo che dovrò attendere. Poi qui abbiamo della tintura di iodio, tintura di iodio serve anch'essa per disinfettare. Andiamo un po' veloci. Questo è un adesivo, una fascia scaldante, si apre e si scalda a contatto con l'aria, sempre quando è molto freddo. Ci si può scaldare le mani, i piedi, lo mettete sulla pancia dove volete voi. Dura per 12 ore, quindi un picchetto. Non tanto per montare le tende, perché con un picchetto solo non ci montate nulla, però per la sua forma e la sua resistenza, è molto resistente a piegarsi, può. A me è sempre stato utile un oggetto di questo genere per tante cose, quindi una forma ad L può servire. Una piccola bussola con orologio. Ovviamente non dovrete fare grandi spostamenti, però una torcia da testa, questa è economicissima, mi sembra 8 euro, non di più, la luce non ne fa tanta, però un minimo. Poi se potete permettervi torce più potenti, bene. Tenete conto che però torce più potenti per alimentarle servono anche batterie più grosse e più pesanti. Una torcia da mano, questa è più potente, è un LED da 50 lumen con un set di batterie di ricambio. Del nastro, questo è pochissimo, con una graffetta per degli utilizzi che possono essere simili a quello
del picchetto, solo che questa è più sottile ed è anche più flessibile. Ha delle utilità anche questa. Un'altra cosa che vedete mi viene in mente, che non ho messo qui, però serve, è il nastro telato, il nastro americano, quello grigio, che è molto più resistente del normale nastro marrone da pacchi. Ricordatevelo, adesso questo non c'è, quindi però deve esserci. Dunque, due pacchetti di fazzoletti, o anche tre, abbondate pure, perché i fazzoletti servono. Una fascetta, io adesso ne ho messa una perché può servire e non servire, in realtà non occupa molto spazio, sono leggere, anche più lunghe possibilmente, vedete voi, insomma, delle utilità ce l'hanno le fascette. Poi qui c'è il coltellino, che in realtà è il set di posate, con forchetta, coltello, cucchiaio, tutto di metallo ed apri bottiglie. Qui invece c'è un coltellino, sempre a basso costo, con una serie di attrezzi, tra cui la pinza, il coltellino vero e proprio, due cacciaviti, il seghetto, insomma tutta roba che probabilmente non vi servirà, perché ci saranno le autorità a fare il necessario. Però, visto che occupa poco spazio, avete capito, non c'è bisogno che mi ripeti. Mi sembra di aver detto tutto, salvo un'ultimissima cosa, che è qualcosa per scrivere, e cioè prendete il primo block notes, blocco note in italiano diciamo, che avete pulito, chiaramente non utilizzato, sottile, dimensione medio piccola, una matita. Più piccola è, certo, non un mozzicone proprio, però anche meno della metà va bene, possibilmente che abbia un tratto pesante, perché spesso bisogna fare dei segni appena accennati, quindi un temperino, si può temperare anche col coltello, però questo è più comodo, e la carta per scrivere qualcosa può essere sempre utile. Lasciare messaggi oppure scrivere qualche appunto per ricordarsi qualcosa, eccetera, eccetera. Ecco, quindi ho descritto tutto quello che c'è qui sopra. Ah, un'ultima cosa, va bene. Le forbicine io ce l'ho messe perché le forbici che sono lì, quelle curvate, non sono adatte per tagliarsi le unghie, e io credo che un minimo di decoro personale se necessario, cioè o ve le mangiate le unghie oppure ve le lasciate crescere e diventate, non so come, quindi un minimo di decoro secondo me, infatti il tagliunghie l'avevo messo anche di là. Mi sembra di aver descritto tutto, quindi oltre a quello che avete visto qui, quello che manca è il nastro telato, sapone o salviette imbevute di alcol, e poi il discorso del vestiario che ho fatto proprio all'inizio, quindi se ve lo siete perso o avete saltato andatelo a rivedere all'inizio se siete interessati. E questo è il kit che io mi sento di consigliare, poi ognuno deve però sempre comunque personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Faccio l'ultimo esempio, il kit medico, questo è universale, chiaramente per ferite, cose varie, ma alcune persone possono avere delle patologie croniche, per cui necessitano di medicinali da prendere tutti i giorni, diabetici, ipertesi, malati di cuore, vari ed eventuali, e quindi ognuno deve valutare anche il peso dello zaino, la proprietà, tante cose.
Le informazioni che vengono date qui sono a puro titolo indicativo, non si propongono di risolvere nessun problema nello specifico, ma dare consigli. E poi ognuno deve fare per sé e da sé. Ed è questo, permettetemi, che invece lo Stato spesso non accetta. Gli amministratori pubblici vogliono essere loro a gestire tutto, quindi il cittadino va lasciato nella più completa ignoranza e disorganizzazione. Poi se a causa di questa situazione muoiono oppure soffrono perché i soccorsi non arrivano, non possono arrivare, non hanno tutto quello di cui si ha necessità, cazzi loro. Ecco, l'ho detto. E voi quindi preparatevi prima e non dategliela vinta. Perché anche se vi vogliono preparare la strada, come si diceva in Scandinavia, dalla culla alla tomba, voi durante la strada potreste prendere qualche via traversa di vostra iniziativa, perché siete uomini e siete liberi, anche nelle avversità. Il video termina qui, vi ringrazio per la visione e vi saluto al prossimo.